Non vogliamo che problemi personali dell'attuale presidente dell'Inter inquinino sottolineo inquinino lo status della società e dello schema che ha sempre avuto l'Inter. L'Inter è l'unica cosa che conta per questo va eletto subito Javier Zanetti. Presidente, vogliono far passare lo stesso giornale di Pechino che incensa che millanta aumenti di capitale mai esistiti soci di minoranza mai esistiti qua bisogna dire una cosa cioè qui bisogna farla finita perché poi, alla fine, alla fine, l'unica cosa l'unica cosa che conta è l'inter. Basta con questa specie di presidente che è sparito da un anno, che non può fare conferimenti di capitale e che accumula solamente debiti. L'inter. Gli interisti si meritano una proprietà seria che possa affrontare un progetto che possa organizzare gestire degli investimenti e non vivere alla giornata attaccato alla flebo dei risultati perché questa specie di proprietà ha vissuto attaccata alla flebo dei risultati negli ultimi due anni quindi vogliono far passare per normale soprattutto quelli del giornale di pechino che questo presidente non può partecipare alla festa della seconda stella. Vogliono far passare per normale che questo presidente per i 116 anni dell'Inter non scriva nemmeno un post sui social, colui che sui social si è sempre contraddistinto per la sua costanza, soprattutto per quanto concerne gli auguri dell'Inter. Basta con questo schifo! Ribelliamoci! Basta! Lui non deve, Steven Zang non deve essere più associato all'FC Internazionale Milano! Basta! Noi meritiamo molto di più perché poi alla fine, quando voi dite eh, ma lui ha fatto, lui per un piccolo periodo che va da sala a dire... Ho fatto un'operazione di marketing a comprare l'iter perché le lavatrici che costruivano nei garage non le conosceva nessuno, anche se loro hanno costruito un impero pagando un euro o un, un scusa, un dollaro all'ora. tutti i dipendenti, compresi tutti i prestiti che poi dopo non hanno ridato indietro quindi poi alla fine questo impero è cascato, non sono più proprietari di Suning ma l'Inter ha bisogno e l'Inter, tutti i tifosi dell'Inter si meritano una proprietà seria, non queste pagliacciate e noi, io mi dissocio totalmente da tutti i problemi legali che ha questo presidente perché purtroppo i suoi problemi legali vengono associati all'Inter I giornali di Pechino, in conclusione, scrive che rifinanzia, raddoppia, fa, fa aumenti di capitale, cose che non sono mai esistite. Soci di minoranza, cose che non sono mai esistite. Però poi allo stesso tempo dice che prima arriva a dicembre a Milano. Attenzione perché sto per dire una cosa forte. Poi dopo loro scrivono, i giornali di Pechino, arriva ad aprile. Poi non arriva nemmeno più ad aprile. Cosa scrivono? Scrivono che non sarà presente nemmeno la festa della seconda stella. È uno schifo. Voi state mancando di rispetto ai tifosi dell'Inter. Andate, giornalisti di tutta Italia, di tutte le testate, andate da Marotta a chiedere dove cazzo è Zang. Ciao, Inter.